Ciao! Torno finalmente con un nuovo video. So che purtroppo ultimamente non sono riuscita a essere molto costante sul canale, però sono settimane di fuoco tra scuola e asilo, come vi ho detto anche nell'ultimo video, e stiamo riscontrando alcuni problemi con Greta. Spero di riuscire a incastrare tutto tra lavoro, YouTube, Instagram e bambine per potervi portare più contenuti. Oggi torno con un menu settimanale. Questo perché mi rendo conto che sempre più spesso le domande che sono frequenti sia su Instagram che su YouTube sono riferite proprio a cosa mangio o comunque come riesco a giostrarmi, come riesco a fare dei piatti completi dal punto di vista vegetale. So che c'è quest'aurea di proprio mitologia intorno all'alimentazione vegetale e si pensa sempre: ma che chissà cosa mangiano i vegani, ma come fanno a mangiare tutto, ma chissà che difficile che è essere vegani. E molto spesso i social non aiutano, perché mi rendo conto che quando a volte magari trovo qualche ricetta vegana, all'interno di questa ricetta magari ci sono tantissimi ingredienti che si usano poco in cucina, che non tutti hanno appunto in casa, e soprattutto magari si trovano questi ingredienti particolari, strani, anche costosi. In unione a questo video uscirà infatti un video poi di preparazione settimanale, proprio in correlazione al menù che vi andrò a far vedere oggi, per farvi vedere appunto come è semplice alla fine magari donare una giornata durante la settimana ad alcune preparazioni per poi averle pronte e disponibili da utilizzare. Non vado a fare spesa da un bel po', sono andata a fare il carico della frutta e verdura 2 settimane fa più o meno. Ho ancora qualcosa, ma effettivamente il frigo sta iniziando a piangere, più che altro perché non riesco effettivamente a creare un menù super colmo di verdure, però qualcosa lo tiriamo fuori comunque. Lunedì mattina ho deciso di preparare appunto una pasta con un sugo di zucchine e lenticchie gialle. Quindi per capire come si compone un piatto vegano è semplicissimo, perché alla fine ci sono i carboidrati che sono la pasta e si può utilizzare comunque ogni tipo di cereale, quindi non si deve semplicemente rimanere sulla pasta di grano, ma si possono utilizzare anche tanti altri formati e tipi di pasta con altri tipi di cereali. Le zucchine vanno comunque a integrare la parte di verdure e in genere quando siamo noi tre a mangiare metto un 300-400 grammi di zucchine per condire la pasta. Poi magari ci sta sempre anche qualche verdura cruda a inizio o a fine pasto, è poco importante. Generalmente la mangiamo all'inizio quando dobbiamo mangiare qualche verdura cruda, che può essere un'insalata mista oppure delle carote, dei finocchi e chi più ne ha più ne metta, giusto per andare a preparare lo stomaco e quindi riempirci anche maggiormente e avere anche una digeribilità maggiore, perché non essendo processate le verdure si digeriscono molto più in fretta rispetto a quelle che sono cotte. La parte proteica in ogni caso viene comunque appunto data dalle lenticchie gialle, che sono decorticate, ci va pochissimo a cuocerle. In 15 minuti probabilmente avete finito, si sfaldano e quindi possono essere anche utilizzate per andare a creare delle creme, che è quello che generalmente faccio io. A cena invece ho pensato di fare dei crostini di pane, fatti in casa io nel mio caso, con un hummus di ceci, e quindi un hummus semplice, e poi delle verdure di contorno. Penso che andrò a utilizzare dei peperoni perché ne ho ancora alcuni, farò una simil peperonata insieme a delle cipolle e magari ci metterò dentro anche un po' di capperi, un po' di peperoncino, quindi delle verdure di contorno che vanno proprio a completare il piatto. Martedì super easy, perché andrò a fare una pasta di grano saraceno e poi tirerò fuori il mio barattolo di fagioli che ho cotto settimane scorse. Le settimane scorse le ho imbarattolati e quindi ce li ho tutti quanti in frigo, e poi lo unirò ad un sugo semplice di pomodoro, quindi farò fagioli e sugo per condire la pasta. Alla sera invece ho pensato di fare delle polpette con ceci e melanzane. Ho delle melanzane che stanno davvero chiedendo pietà, perché le avevo comprate 2 settimane fa e se non le faccio andare questa settimana non ci arrivano alla prossima, e quindi penso di fare queste polpette perché anche queste sono super easy e riuscirò a prepararmele anche qualche giorno prima. Mercoledì invece ho pensato di fare un risotto con zucca e lenticchie rosse decorticate. Anche qua le lenticchie rosse io ce le ho cotte in frigo e imbarattolate, però se dovete cuocerle sul momento non è un problema, perché lo stesso discorso delle lenticchie gialle si riescono a cuocere con facilità.
Addirittura potete cuocerle proprio mentre andate a fare il risotto, quindi con l'aggiunta del brodo. Alla sera invece ho pensato di fare dei pancake di verdure, quindi utilizzando la farina di ceci, e poi all'interno dei pancake andrò a utilizzare un passato di verdura che ho avanzato domenica, dove all'interno c'erano vari tipi di verdure insieme anche a delle lenticchie e dei ceci. Giovedì invece farò degli gnocchi con un sugo di peperoni insieme al tofu e quindi andrò a condire la pasta. Prediligo sempre fare il piatto unico per il pranzo in modo tale che non porti via troppo tempo, non vada a sporcare troppe padelle, ma vado a fare un semplice piatto con tanti ingredienti all'interno che mi vanno a dare l'apporto proteico e di carboidrati e di tutto quello che mi serve in un'unica volta. Alla sera invece le tortiglia. Allora, le tortiglia questa volta le farò un pochino diverse, nel senso che andrò a condirle, a riempirle con un ripieno semplice di peperoni, cipolle e pomodori e poi aggiungerò la parte proteica che sarà un legume a scelta, sicuramente da quelli che ho già in frigo. Non so se utilizzerò il tofu perché comunque l'ho già utilizzato a pranzo, però in frigo sia ceci che fagioli rossi, che fagioli bianchi, che lenticchie, che i fagioli piccolini, i fagioli dall'occhio, quindi comunque davvero si possono inserire tutti i tipi di legumi, non è necessario seguire le ricette base e quindi condire le tortiglia con i classici fagioli rossi. E insieme un'insalata di carote con i semi, con l'olio di lino di cui vi ho parlato nell'ultimo video e quindi andandola a mangiare cruda andiamo a mantenere gli omega 3 e gli omega 6. Venerdì invece ho pensato di utilizzare il miglio che avrò cotto già in settimana per fare un miglio al forno, quindi andrò a prendere il miglio, lo andrò a condire con un sugo con un pesto di rucola, olive e pomodorini e lo butto in forno. Lo butto in forno a gratinare in modo tale che diventi una sorta di tortino e andando in forno si crostifica e a me piacciono tantissimo le cose belle croccanti che escono dal forno. In questo modo riesco anche ad essere avvantaggiata perché una volta che torniamo da scuola e dall'asilo basta che io abbia già preparato la teglia, la butto in forno, la faccio giusto gratinare con la funzione gratinatura del forno, quindi la funzione grill ventilata e in pochi minuti anche quello è fatto. Alla sera invece ho pensato di fare dei nuggets vegani, ovvero dei nuggets che possono essere fatti o proprio partendo dai legumi oppure dal tofu. Penso che utilizzerò il tofu perché ce ne ho parecchie confezioni in frigo e vorrei farlo andare, però in futuro voglio anche pubblicarvi la ricetta dei nuggets più salutari, quindi meno processati, proprio perché si utilizzano semplicemente legumi, ma naturalmente la consistenza è molto diversa. Se volete fare dei nuggets a prova di onnivori vi consiglio quelli fatti appunto partendo dal tofu perché effettivamente la consistenza e il gusto sono molto simili. Come contorno invece delle carote al forno, che sono le carote che noi facciamo di solito quando vorremmo mangiare le patatine fritte, però taglio le carote a listarelle e le vado a ricoprire con del pan grattato che sono andata prima a speziare, a salare, a comunque insaporire e poi appunto metto un filo d'olio, le butto in forno anche lì a 200 gradi per una decina, quindicina di minuti, funzione ventilata e gli ultimi 5 minuti funzione grill. In questo modo diventano croccantissime e anche chi odia le carote, vi giuro, ve ne innamorerete. Sabato invece pensavo di fare la pasta con la farina di ceci o la farina di lenticchie, dipende da quello che mi salta in testa, e poi condirla con un semplice sugo di pomodoro. Ho sbagliato perché ho scritto peperoni, solo che io ero convinta di aver scritto pomodoro. Invece no, una pasta ai legumi, quindi una pasta proteica, però condita con un sugo di peperoni. Questo perché sto cercando di sfruttare le ultime verdure della stagione che ho in frigo per fare il pieno e poi appunto passare alle verdure autunnali. Alla sera, sapete già, pizza. Sabato sera in casa mia c'è pizza. Quindi una pizza. Oltretutto vi do una piccola tips, perché se non siete soliti utilizzare i legumi o magari avete bambini e bambine che non mangiano particolarmente volentieri i legumi, se andate a frullare una scatola di ceci o di fagioli bianchi, quelli comunque che generalmente magari possono lasciare meno bucce, e l'andate ad inserire nell'acqua che poi andrete ad utilizzare per fare l'impasto della pizza, fate una pizza proteica pazzesca. Vi avevo pubblicato una focaccia fatta in questo modo, sia con la verdura dentro, con la zucca, che con i legumi su Instagram. Se siete interessate vi pubblico anche questa pizza proteica qua sul canale. Domenica invece ho pensato di fare dei cestini
con delle tagliatelle, quindi cuocere le tagliatelle, andarle a condire con un pesto di zucchino, comunque una crema di zucchine, magari arricchendola con dei fagioli bianchi oppure con della panna vegetale, diciamo che ci possono essere tanti modi per cercare di renderla anche molto più gustosa. Ci sono anche tanti tipi di formaggi vegetali ormai che vendono in commercio, che filano e danno un sacco di gusto. Noi tendiamo a non utilizzarli spesso perché magari sono carichi di olio di cocco. Però una volta ogni tanto fanno il loro sporco lavoro e quindi pensavo appunto di fare queste tagliatelle, condirle poi col sugo e farli a mo' di cestino, inserendoli all'interno delle teglie per i muffin, e fare questi mini cestini poi da condire con una besciamella una volta cotto, comunque con una crema di formaggio vegetale oppure con della semplice panna arricchita con del lievito alimentare, e quindi fare una sorta di domenica un pochino diversa con questi cestinetti di tagliatelle. Alla sera invece un bel minestrone. La domenica, come sempre, ve lo dico quasi in tutti i menù, faccio appunto il minestrone carico di verdure e di legumi. Per le bambine loro lo preferiscono frullato, quindi spesso e volentieri lo faccio poi frullato. Unisco il tipo di pasta che desidero, che può essere la quinoa oppure il miglio, comunque un cereale, anche il riso oppure la classica pasta da minestra. Magari anche dei crostini di pane fatti al forno, sono buonissimi insieme alla minestra, secondo me sono la morte loro. E poi insieme pensavo di fare del cavolfiore in pastella. Anche di questo vi ho pubblicato la ricetta su Instagram, e anche questo è davvero velocissimo ed è soprattutto molto buono. A prova di bambino, Gaia non aveva mai mangiato i cavolfiori. La prima volta che ho provato a farli così se ne è innamorata, proprio perché risultano croccanti. Non li vado a cuocere prima, a sbollentare, perché altrimenti poi dentro rimangono troppo molli. Li faccio cuocere proprio in forno dopo averli passati nella pastella e poi nel pangrattato. La pastella è fatta con la farina di ceci e poi cotti in forno sempre con la stessa modalità gli ultimi 5-7 minuti, funzione grill ventilato, e diventano croccantissimi. Questo è il menù settimanale che ho pensato per questa settimana. Spero di riuscire appunto a condividervi poi alcune preparazioni che sono riuscita a preparare a inizio settimana, proprio perché in questo modo vi rendete conto di quanto può essere semplice alla fine mangiare sano e salutare senza andare poi a ricadere nel junk food oppure nelle cose già pronte preparate, proprio perché basta un minimo di organizzazione. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, fatemi anche sapere se avete trovato magari qualche spunto per i vostri menù. Se vi va, condividetelo, perché comunque in questo modo magari più persone possono venirne a conoscenza e possono trarre qualche spunto. Vi ringrazio, vi mando un bacio e statemi bene.